Il peggio sembra essere passato. L'Italia è spaccata in due. Da un lato il nord ancora sotto il gelo, dall'altro il sud con temperature decisamente più calde. Le immagini parlano chiaro. Ecco Milano nei pressi della stazione centrale. La neve è visibile. Il freddo punge ancora. La viabilità è in netto miglioramento. Ecco invece Torino. La minima stamattina segna meno due, ma i disagi sembrano scongiurati. Questa invece è Palermo. Il forte vento di Scirocco che ha soffiato la notte scorsa ha causato in provincia danni. Qualche cornicione crollato, alberi divelti, una cinquantina gli interventi per rimuovere i pali. Ora la situazione è tranquilla. Spicca il sole su Roma, dove la temperatura è decisamente buona, fino a 16 gradi. Miglioramenti anche nel Padovano, questi i caselli autostradali che sono stati riaperti. Pioggia e freddo invece ancora a Perugia, a Venezia stanotte l'acqua alta ha raggiunto i 143 centimetri e gli aeroporti e i treni restano nel caos. Fino ad oggi pomeriggio sarà allarme gelo sulle strade dell'Emilia Romagna, scuole chiuse a Bologna e Modena. Ieri notte, intorno alle 23, arriva a Ligure un uomo scomparso dopo essere stato visto da alcuni passanti durante una forte pioggia sulla riva del torrente Santa Caterina. Carola Di Nisio, Sky TG24.